Benvenuti a Il punto trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di politica, economia, sulle attività di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa settimana nello studio del primo piano di Palazzo Cesaroni, al centro video, ci sono il consigliere regionale del Partito Democratico, Giacomo Leonelli, e il Grazie. consigliere eh, Gruppo Misto Italia Civica. Claudio Ricci. Buonasera e grazie dell'ospitalità. Eccoci qua, entriamo subito nei temi che hanno attinenza con la nostra regione. Vorrei partire proprio da lei Leonelli perché si è reso promotore proprio in questi ultimi tempi di una proposta di legge, credo sia questo lo status della cosa, in cui, ecco il titolo attira subito l'attenzione, una proposta di legge, un disegno di legge regionale sulla bellezza e la qualità, azioni concrete per valorizzare la nostra terra, promuoverla nel mondo. Quindi un fior di programma, una sua iniziativa e le lascio la parola per spiegare al nostro pubblico, televisivo e internauta che dir si voglia, i contenuti di questo disegno di legge. Sì, allora, sì, porta la mia firma, però non è diciamo, un um, progetto che ho, ho partorito in maniera del tutto autonoma. C'è stato un lavoro di partecipazione abbastanza lungo, fatto grazie al Partito Democratico, eh, che si è eh, chiaramente materializzato un po' in tutto il territorio. Abbiamo affrontato il tema della promozione del territorio Nanni, abbiamo affrontato il tema della cultura Trevi, abbiamo affrontato il tema della rigenerazione urbana a Gubbio. Abbiamo affrontato il tema del paesaggio uh, a Paciano sul Trasimeno. Quindi, ecco, diciamo, abbiamo uh, così uh, snocciolato questi temi alla presenza anche di esperti, e ora è giunto un po' il momento di fare sintesi. Eh, io voglio dire una cosa alla quale tengo molto. Ecco, non è una proposta per Palatifini, non è una proposta per i salotti o per l'elite, eh, perché poi qualcuno, no, magari leggendo il nome, è subito partito con la retorica, avevi ah, occupato di bellezza invece la gente. Non trova lavoro. Eh. È proprio invece il contrario, cioè è una proposta che vuole in qualche modo indirizzare lo sviluppo dell'Umbria per il prossimo futuro su questi settori. Perché io sono convinto che questi settori siano settori che ancora possono dare molto. Sul tema della promozione, sul tema, appunto della rigenerazione urbana, riconversione delle aree industriali, eh, incentivo per l'abitabilità dei piccoli borghi perché abbiamo borghi bellissimi, magari costruiti perfetti, ma purtroppo sono disabitati. Insomma, sono una serie di proposte concrete per dire che l'Umbria nei prossimi 10-20 anni vuole investire su questi settori, su questi segmenti. Um, un marchio di qualità per i prodotti del territorio. No? Perché da un lato vai a classificare quelli che sono i migliori prodotti no, dell'agroalimentare dell'umbra, dell dall'altro diventano essi stessi un veicolo di promozione per la tua regione, perché fanno conoscere il nome dell'umbra all'estero. Insomma, sono tante eh, misure eh, appunto calibrate, concrete, perché non deve essere neanche un dibattito semplicemente etereo. Eh, quello però ecco che voglio. Ehm, ribadire che tengo a, a, a sottolineare che da un lato sono proposte concrete e quindi appunto non così semplicemente poesia dall'altro che sono proprio il contrario della critica che stanno facendo alcuni cioè che è proprio uh, incentrata questa proposta di legge a capire quali possono essere gli assi dello sviluppo e conseguentemente dell'occupazione perché se le imprese di questi settori crescono chiaramente assumono creano lavoro quindi con quelle risorse che poi abbiamo nel DNA, che però a mio giudizio ancora non sono perfettamente eh, utilizzate. Ecco il mio slogan è torniamo a far pulsare il cuore verde, che significa da un lato mantenere un profilo anche di tutele, quindi stop al consumo di suolo, tutela del paesaggio, ma dall'altro anche di investimento su quei settori che possono dare grande prospettiva a una regione come la nostra. Ma che stato è questo provvedimento? Perché immagino sia piuttosto complesso, le sfaccettature esatto. sono molte. Lei ha nominato ormai questioni l'ambiente, il territorio, il recupero, il patrimonio edilizio, gli antichi borghi aggiungerei anche i boschi perché mi pare che si stanno ah, un po' svuotando quelli dell'Umbria. Sì, sì, no, ma c'è anche un ragionamento sui boschi. Allora, che punto è? Noi abbiamo semplicemente messo in campo le proposte e abbiamo, stiamo verificando con l'ufficio legislativo. Eh, su questi temi qual è la normativa regionale perché sono alcuni temi che diciamo non sono mai stati toc toccati, alcuni che magari perché no già esistono da una prima avvisaglia, diciamo, da un, diciamo da una prima analisi più che avvisaglia mh, non troppi, altri che invece vanno completamente adeguati o chiaramente eh, vanno modificati. Quindi ecco, in questo momento siamo in questa fase, cioè i temi sono stati messi nero su bianco, le proposte sono state messe nero su bianco, c'è un analisi che, che, che sta facendo chiaramente l'ufficio legislativo per capire poi tecnicamente no, se magari quella norma va uh, scritta uh, di, punto, uh, di punto in bianco perché non esiste per, oppure va emendata un qualcosa che già esiste quindi ecco siamo in questa fase di elaborazione tecnica capito ah e poi scusi Prego. concludo poi magari parlo anche meno e do, do più spazio al consigliere Ricci non è che noi possiamo pensare di fare su una legge del genere la partecipazione è semplicemente tradizionale dentro il Consiglio regionale. La mia idea è di fare una partecipazione larghissima con i cittadini, le categorie economiche, i sindacati, insomma, parlando, parlando veramente con la società Umbra, tenuto conto dell'importanza di questo progetto. Quindi, benvenga il confronto in Consiglio regionale, maggioranza, opposizione. Io sono sempre pronto a recepire indicazioni positive, ma mh, vorrei svolgere una partecipazione diffusa in tutto il territorio. Oggi rappresentanza dell'opposizione, abbiamo Claudio Ricci, però il consigliere Ricci, per chi lo segue e quindi già lo sa, non è nuovo a questo tipo di iniziative che il consigliere Leonelli descrive, cioè lei è sempre con, le, eh, con il radar eh, puntato sulla possibile innovazione, valorizzazione, insomma di lei ormai si conoscono prese di posizione che riguardano facciamo del turismo. Eh, vorrei dire la nostra arma, cioè mettiamo l'Umbria in condizione di sfruttare la grande ricchezza che ha. Immagino quindi che lei non sia contrario a una proposta del genere. Qual è la sua posizione? Devo ricordare peraltro che proprio in questo mese di settembre uscirà la mia nuova pubblicazione, il cui titolo è La penisola della bellezza, che in parte diciamo, sintetizza le mie esperienze da presidente italiano dei siti patrimonio mondiale UNESCO e anche ho svolto negli anni passati il ruolo di delegato nazionale per i comuni italiani sul turismo e quindi credo cercherò di dare quando l'atto legislativo arriverà eh, ad un'analisi eh, più tecnica nel quadro delle commissioni un doveroso contributo. Peraltro questa pubblicazione sarà disponibile gratuitamente nel sito internet pagina51.it. Sul piano più strettamente tecnico, il paesaggio storico urbano dell'Umbria non solo è configurato dalla sua bellezza, ma anche dai suoi centri storici, dai piccoli luoghi. Che, come dice il professor Antonio Paolucci, sono cesellati nel territorio in maniera armonica. E per la loro tutela, questa è la prima cosa che vorrei sottolineare, e per la loro valorizzazione, c'è un primo elemento fondamentale, che è la cultura della bellezza a tutti i livelli dalle scuole primarie, anticamente definite scuole elementari, a tutti i livelli scolastici, ma anche ai tecnici professionisti, eh, svolgere un'azione affinché tutti noi, me incluso, dobbiamo sempre più avere in noi il senso della cultura della bellezza, che non si fa solo con le norme, le norme possono fare e dare un contributo. Ma la bellezza si ottiene con ovviamente i metodi, per esempio nella progettazione urbanistica edilizia, avendo cura ai tipi edilizi, alla qualità dei materiali, ai movimenti terra, alle quinte di verde che vanno progettate, a tutti quegli elementi che possono determinare la qualità del paesaggio che significa attrattività culturale, turistica e quindi economica. A questo vorrei aggiungere però un elemento tecnico, che è quello della commercializzazione del prodotto paesaggistico, culturale e turistico. L'Umbria, credo che negli ultimi anni abbia eh, diciamo sviluppato una buona accoglienza turistica. Quello che ci manca è la commercializzazione, la capacità di vendere meglio il nostro prodotto attraverso accordi permanenti con grandi tour operator internazionali, attraverso accordi permanenti con le compagnie aeree low cost, perché ormai i vettori aerei a basso costo, low cost, non solo sviluppano maggiore attrattività verso l'aeroporto, ma anche e soprattutto sono dei vettori che... In aggiunta a vendere il posto che viaggia, vendono prodotto turistico e quindi possono essere elementi attrattivi di turismo verso l'aeroporto e verso ovviamente il quadro regionale. E poi c'è Internet. Dobbiamo sviluppare una serie di attività per vendere meglio i nostri prodotti paesaggistico, culturali e turistici attraverso Internet. Voglio solo dare a coloro che ci guardano un dato, l'utilizzo migliore di internet e dei social network per vendere il turismo potrebbe portarci ad un incremento di fatturato a parità di condizioni di circa il 20%. Quindi parlare di bellezza, di paesaggio culturale, di turismo significa come giustamente è stato delineato dal consigliere Giacomo Leonelli, non essere teorici, ma pensare ad uno sviluppo strategico del nostro territorio anche in chiave eh, turistica, culturale, che poi significa economica. Nella mia esperienza di sindaco ho notato che spesso si riesce ad attrarre un imprenditore nel proprio territorio che poi sviluppa un'attività imprenditoriale. E magari quell'imprenditore era arrivato nel territorio, lo ha conosciuto attraverso una propria vacanza o attraverso una propria fruizione culturale del paesaggio. Concludo dicendo che noi siamo in una fase nella quale ci prepariamo ad approvare il testo unico in materia eh, di sisma. E quello sarà un primo elemento importante perché dovremmo semplificare molto le procedure. Dovremmo cercare di far arrivare in Umbria le risorse necessarie per la ricostruzione, dovremmo in quel testo rendere anche le fasi urbanistiche della ricostruzione flessibili, ma in particolare anche attraverso l'anticipazione del piano paesaggistico regionale introdurre l'idea che bisogna ricostruire velocemente ma bene, perché ovviamente queste sono purtroppo dico purtroppo perché nessuno vorrebbe mai sismi, ma sono anche occasioni tra virgolette perché la parola non è opportuna per determinare uno sviluppo anche nel senso economico della bellezza dei territori. Effettivamente eh, passato l'emergenza sisma eh, quest'anno anche a occhio guardando eh, il capoluogo di regione, guardando altri posti molto belli della nostra regione, il turismo è attratto dall'Umbria. L'Umbria attrae turisti, ce ne sono stati molti stranieri, molte presenze. Insomma, Passata la paura è una, eh, un canale che si è riaperto ed è visibile a tutti. Eh, per quanto riguarda le imprese, un passo importante mi sembra questo riconoscimento del cosiddetto danno indiretto. Entrambi vi siete occupati anche di questa eh, questione. E che riguarda appunto le imprese, non solo quelle dentro il cratere, chiamato così, la zona colpita principalmente dal terremoto, ma anche insomma imprese che hanno subito danni in vario modo, tra l'altro anche eh, dalla mia categoria, perché insomma, quando nei telegiornali eh, nazionali arrivano notizie tipo gravi scosse a Perugia che di per sé è già una grave imprecisione, ma è successo e tutti lo sanno, e, insomma i danni sono stati parecchi, appunto indiretti. E anche su questo vorrei il vostro parere. La misura naturalmente non sarà sufficiente a tutto, però mi pare, se non valorato, 4 milioni e mezzo di euro per le imprese che rientrano in questa categoria, Lionelli. Sì, no, perché sono 8 milioni, stanno, stanno un po' scremando le domande. Allora, eh, questa sì è una battaglia sinceramente la quale io sono molto orgoglioso, ma per un, per, un, per un motivo. Perché per la prima volta noi in Umbria, con una battaglia che insomma, io porto avanti in prima persona, ma insomma, poi anche l'opposizione devo dire ha, ha dato il suo contributo, per la prima volta noi in Umbria siamo riusciti a far passare un principio. Cioè, non per la prima volta in Umbria, per la prima volta nella storia dei terremoti. Cioè, nella storia dei terremoti c'era il terremoto. C'erano i danni diciamo, diretti e quindi danni materiali alle imprese, alle abitazioni, ai beni culturali. E poi il danno indiretto e quindi il calo, diciamo, veniva risarcito il calo di fatturato delle imprese che erano però dentro l'area del terremoto. Noi per la prima volta nella storia dei terremoti in Italia, proprio alla luce di quel ragionamento che siamo riusciti a far valere sui tavoli nazionali, e devo dire che su questo il governo Gentiloni ci ha ascoltato molto e non era scontato perché non era mai accaduto prima. Ha risarcito il danno indiretto alle imprese, quindi il calo di fatturato fino a un 30% per almeno sei mesi, anche delle imprese fuori del cratere. Per cui noi abbiamo moltissime imprese, Assisi, per esempio. Tantissimi, io ho visto poi l'elenco perché ha pubblicato moltissimi alberghi, ristoranti della città di Assisi. Perché ha ragione lei? Perché purtroppo con quella comunicazione la gente. L'Umbria è piccola e non è diciamo, un posto che o, lo visi, o non lo visiti, visiti quest'anno o non lo visiti più, per cui tendenzialmente vabbè, ci tornerò l'anno prossimo oppure ci tornerò in futuro a farci magari il weekend lungo. Eh, però i numeri sono stati quelli che dice lei, abbiamo avuto un calo pesantissimo nei primi mesi che io credo che si sia in qualche modo riverberato anche sul tema del PIL, perché poi il calo del PIL della regione 2016 è legato anche a questo segmento di economia che è un segmento per noi abbastanza importante, non solo turismo, ma tutto quello che è connesso, turismo, ristorazione, prodotti del territorio che magari vengono venduti quando tu chiaramente no, vieni in vacanza qualche giorno in questa regione. Quindi, ecco, per la prima volta siamo riusciti a far passare questo principio e quindi noi abbiamo 433 imprese di cui circa una metà che hanno avuto il risarcimento per il danno indiretto, cioè il calo del fatturato nei mesi del terremoto e questa è stata una battaglia che questo consiglio regionale ha portato avanti, ribadisco tutt'altro che scontato anche perché non sarà mai verificato, Insomma, non è che nel territorio dell'Aquila era stato risarcita il calo del fatturato della uh, provincia di Pescara o non è che ter nel terremoto oh, no, del 97 eh, in Umbria fu risarcito l'impresa o il campeggio del Trasimeno perché chiaramente era in qualche modo legato il calo a quella zona con la mediatizzazione del terremoto che lei giustamente ricordava, abbiamo avuto questo forte eh, calo che poi si è riverberato nella vita quotidiana delle persone, pensate alle persone, agli imprenditori che magari hanno dovuto um, non riassumere qualcuno perché non ce la facevano più, perché hanno avuto un calo brusco in quei mesi, consultate l'elenco perché insomma, vedrete delle cifre importanti, tra questi anche quelli che noi magari noi non pensiamo, anche gli operatori, non solo le imprese, ma le altre partite IVA, le guide turistiche. Guide turistiche sono di fatto delle partite IVA, non è che hanno un contratto a tempo indeterminato, se non ci sono non la gite lavoro, e non ci sono niente, presenze non lavorano. Anche lì per esempio un'altra battaglia che, su, su un tema che non era previsto dal primo decreto del governo, siamo riusciti a inserire anche le guide turistiche che infatti mi pare prendono oltre 400.000 euro per eh, il risarcimento del danno indiretto. Lei diceva la sburocratizzazione, no? perché è facile capire il senso della parola, ma è difficile attuarla. Qual che canali bisogna usare per rendere più semplici le cose di fronte a queste calamità, per rendere più veloci le operazioni di aiuto? Guardi, la sua domanda è così fondamentale che non posso che citarla anche in relazione a quella che fu l'esperienza diretta che ho avuto modo di fare nel terremoto del 1997 anni successivi. Credo innanzitutto e concordo dove e quando viene sottolineato che i danni indiretti nel sisma del 2016 nelle quattro regioni del centro Italia sono stati molto più intensi di quelli avvenuti nel 1997, perché nel 1997, tutti lo ricordano, vi erano solo i mezzi televisivi e i quotidiani. L'informazione quindi poteva essere gestita. Oggi, nel 2016, anni successivi, il sisma che stiamo vivendo, mi auguro ora, nelle fasi di ricostruzione, la comunicazione è una comunicazione social multimediale. Ciascuno di noi ha dei profili eh, Facebook, Twitter, YouTube dei profili social network con cui comunica e questa comunicazione è molto più difficile da arrestare quando è negativa. Voglio soltanto fare un esempio. Pensate che su YouTube vengono inseriti 500 ore di filmati aggiuntivi al minuto, il cui controllo è ovviamente molto complesso. E quindi i danni indiretti sono stati eh, molto più ampi. Anzi, io li valuto nel seguente modo: se si dice che per ricostruire nelle quattro regioni del centro Italia saranno necessari 23 miliardi di euro complessivi, a mio avviso occorrerà aggiungere una cifra del 15-20% per poter risarcire danni indiretti e poter assicurare anche le fasi di sviluppo successive dei territori. La semplificazione è il primo dei danni indiretti, cioè più si ricostruisce velocemente e meno danni indiretti ci sono. Come si fa? Credo che in questi giorni, al di là di quello che potrei dire io, ma concordo con quanto ha detto il responsabile della protezione civile nazionale, noi dobbiamo prendere il codice degli appalti. E inserire nel codice degli appalti e rivolgo tutto questo ai parlamentari e ai senatori anche eletti in Umbria, questo è ciò che bisogna fare: inserire nel codice degli appalti una sezione speciale per l'emergenza, urgenza e per la ricostruzione. E quando arriva un sisma in un territorio e in un comune o in più comuni si deve dire tutte le leggi che ci sono sinora non valgono e si applicano solo la sezione speciale del codice degli appalti, in via semplificata in tutte le procedure. Lo ha detto in queste giornate il responsabile della protezione civile nazionale per dire che questa è la strada che a mio avviso occorre seguire. Perché se si va velocemente si eliminano molti dei danni indiretti. Io non ho paura di andare in deroga alle normative. Perché nel 1997 le normative erano più semplici, ma adeguatamente seguiti dalle sovrintendenze, dai commissari di governo, credo che è stata fatta una ricostruzione veloce e anche di, eh, credo, ampia e significante. Qualità. Su questa linea bisogna andare. Concludo con un particolare su cui anche in Consiglio regionale abbiamo discusso ma concordando sull'idea. Nel 1997 l'Umbria riparte turisticamente ed economicamente quando viene riaperta la Basilica Superiore di San Francesco in Assisi, che era il polo attrattivo principale. Io credo che in tutte le fasi prossime della ricostruzione, certo sono prioritarie le case, certo sono prioritarie le aziende, ovviamente certo sono prioritarie le aziende agricole in un territorio come quello della Valnerina, ma occorre dare la massima attenzione a ricostruire velocemente la Basilica di San Benedetto. Perché ricostruita la Basilica di San Benedetto, quello diventerà un polo attrattivo di visita. Andare a vedere come è stata ricostruita, essenziale per lo sviluppo di tutto il territorio. Il patrono d'Europa sta qui. Abbiamo aperto la trasmissione con il disegno di legge eh, sulla bellezza e la qualità che, come abbiamo scoperto, riguarda tanto anche l'attività, anche il lavoro, anche la vita di tutti i giorni. Io c'è una cosa bellissima, me la sono appuntata quest'estate in un mio soggiorno al Lago Trasimeno, posto meraviglioso. Che qualche volta è rimbalzato nelle nostre aule qui a Palazzo Cesaroni e parlo del problema dei moscerini o chironomidi, che dir si vuole. Non sono un esperto, so solo. Che eh, come si dice a Perugia, come tutti anch'io mi sono fatto una magnata dei moscerini, pur apprezzando eh, le bellezze del luogo e eh, quindi però rimanendo un po' in difficoltà, e, e non solo con i moscerini, mh, ci sono state varie emergenze. Guardo lei, Lionelli, perché lei ha fatto un'interrogazione mesi fa, chiedendo appunto cosa si fa per risolvere questo problema. Io non ricordo cosa le fu risposto in aula, ma come testimone dico che il problema non è stato risolto. Allora guardi, è molto semplice il discorso, questo è veramente un discorso molto facile da far capire. Allora, io ho fatto non solo interrogazioni quest'anno, ma anche l'anno scorso. Intanto bisogna intervenire presto, perché ehm, adesso non sono un, un tecnico del settore, ma l'intervento di diciamo, disinfestazione va fatto presto fatto tipo a marzo-aprile, non a giugno-luglio, perché è molto meno efficace rispetto alla portata del problema. Lì il discorso è molto chiaro, lì serve che la regione metta una quota non banalissima, la regione o la provincia, ma insomma mh, la regione di fatto, una quota non banalissima, che parliamo dai intorno ai 70.000, 70, 80.000 70, 80 euro abbondanti, diciamo 100.000 per stare larghi, per la bonifica. Del problema Chironomidi nei tre mesi estivi. Che è successo questi due estati, l'estate scorsa e l'estate di quest'anno? Che qualcosa è stato messo, ma a un certo punto il prodotto, come si dice in gergo, è finito. Per cui l'anno scorso, intorno al 10 agosto, il problema si è riproposto. Quest'anno lei, la cosiddetta magnata di moscerini, io sono convinto che lei non l'ha fatta a luglio, non l'ha fatta manco i primi 10 giorni d'agosto. Infatti, esatto, parlo di agosto, seconda metà. Ecco perché. Hanno messo gli uffici un po' di più, ma non quanto avrebbero dovuto mettere. Per cui se lei fosse andata al lago giugno luglio, primi 15 d'agosto, diciamo la situazione anzi era tranquilla, molti facevano anche le foto. Io stesso ho fatto a una saga di San Feliciano di, sì, di San Feliciano che prepara a fine luglio le foto al cosiddetto lampione senza la presenza di Monserin. Dopo il 15 agosto, chiaramente il prodotto è la benzina è finita. No, 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 la benzina perché è brutto cancerolio, no, no, nel senso la benzina, per fare una metafora automobilistica, e la macchina si è fermata. Quindi, secondo me, è un tema talmente banale che basta metterci più soldi, ma non è neanche possibile che, però, si affronta se qualche consigliere verso marzo-aprile si ricorda che... A giugno-luglio comincia l'emergenza per cui scrive l'interrogazione e pone il tema. Io faccio presente che ho presentato due interrogazioni veramente copia e incolla, cioè semplicemente su quella del 2018 c'ho scritto come già proposto nel 2017. Quindi, un po' il problema è stato affrontato: non è vero che è stato un disastro atomico, nel senso che il disastro c'è stato dopo il 15 agosto per questo motivo. Per cui mi sembra talmente banale che anche a raccontarlo, diciamo no, purtroppo, eh, chiunque capisce. Il tema in sé, non banalizzandolo però, perché io dico anche quando ho presentato, presentato l'interrogazione, qualcuno no, ha fatto, ah beh sì, poi c'è il problema delle cavallette, poi c'è il problema degli eh, uccelli migratori. Cioè non va banalizzato perché lei si è fatta la mangiata alle moscerini, un turista che viene magari non ci torna. Non solo, ma l'isola Polvese credo di essere stato l'unico italiano nel giorno in cui ho fatto la mia escursione e credo che tutti quei tedeschi, eh, esatto. inglesi, olandesi, americani abbiano come me detto che peccato. Tra l'altro poi da quest'anno diventano location anche per i matrimoni, eh, quindi insomma... Mh, sì, è stato fatto tra l'altro un lavoro eccellente, eh, lo vorrei esatto. dire. L'isola Polvese non è più come prima, è stata ristrutturata, c'è un nuovo bar, un nuovo ristorante, nuovi centri d'accoglienza. Spiagge funzionano, ci sono stati fatti grandi lavori. Forse perché sia proprio la perla dell'Umbria, manca uno sforzino in più. Però la ringrazio perché ha spiegato a me e ai telespettatori <ride> il problema che credo molti abbiano vissuto nella seconda metà di agosto. Consiglieri, è stato preciso. E, Ricci, questa era una domanda così eh, messa in campo per uh, vissuto personale. Lei che cosa ne pensa della tutela di questi luoghi? Io credo che. La qualità del turismo si fa dalla somma dei piccoli elementi e soprattutto i sacri testi sulla qualità dicono una cosa molto semplice anche da citare. È il punto più basso della qualità che determina la qualità. Se io faccio bene tutto e poi su questo tema sbaglio e determino un valore negativo, è lì che viene misurato tutto e credo che su questo bisognerebbe lavorare molto sulla cultura dell'accoglienza. Prima peraltro si citava il tema della bellezza umbra. La bellezza umbra che secondo me andrà declinata anche con l'innovazione. Giacomo Leonelli, ma credo tutto il consiglio regionale ha lavorato molto per attivare il Freccia Rossa 1000 da Perugia verso la direzione di Milano. Io credo che eh, anche questo dovrà entrare in armonia col paesaggio. Io mi auguro che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, questo servizio possa essere esteso a Terni, a Spoleto, a Foligno, ad Assisi, perché io credo a questo servizio di alta, media velocità ferroviaria in Umbria, toccando anche l'aeroporto internazionale eh, dell'Umbria, non solo come servizio aggiuntivo, per i turisti, per i residenti, per attrarre investimenti nella nostra regione, ma anche come valore immateriale. Un Freccia Rossa 1000 che percorre il paesaggio storico urbano incontaminato del nostro territorio significa dare un'immagine che ha un valore simbolico e evo evo evocativo straordinariamente importante. Significa che quello non è soltanto un servizio, un servizio turistico, ma è un simbolo. Vedere il Freccia Rossa Mila mentre passa nel paesaggio storico urbano incontaminato dell'Umbria. Significa mettere insieme la tradizione e l'innovazione, significa comunicare che in Umbria si può arrivare velocemente, si può partire velocemente, ma che la tradizione entra in armonia con l'innovazione. Eh, credo che questi aspetti cosiddetti immateriali oggi sono quella che a volte viene chiamata una nuova economia su cui l'Umbria può costruire un elemento importante anche del suo futuro. Bene. No, su... Il problema è che passa quando è buio. <ride> <ride> la passa la mattina alle 5 poi e poi la sera alle buio. 10. Che perché per arrivare a Milano alle otto e mezzo deve partire alle 5:15 e un quarto da Perugia per cui, però concordo in tutto il suo ragionamento Ma no? io ho proposto che una nuova attività del Frecciarossa 1000 possa attivarsi da Terni attorno alle 6-6.30 del mattino per correre l'Umbria in un orario anche più consono dal punto di vista turistico e anche di chi si muove per ragioni d'affari e poi arrivare tranquillamente a Milano a fine mattinata, credo che questo dovrà essere un prossimo servizio Lavoriamoci, sono d'accordo anche perché vi do questa notizia, il Frecciarossa ha fatto 190 presenze rispetto alle 60 diciamo oh, previste per cui la regione metterà ci saranno molte meno risorse che la regione dovrà investire rispetto a quelle preventivate si ragionava su un milione e quattro ce ne saranno se no, 400-500 mila probabilmente alla fine dell'anno perché chiaramente sono stati servizi che il mercato ha gradito e i biglietti sono stati venduti. Tradotto, abbiamo quindi qualche risorsa importante che abbiamo risparmiato sul Frecciarossa, questo appunto Perugia-Milano, investiamola per collegare anche altre parti di territorio. Sarebbe che c'era chi diceva prima, ma chi lo piglierà eh. alle 5 di sì. mattina? Eh, tra l'altro, oltre a far partire il Frecciarossa da Terni, Spoleto... Foligno, ovviamente Assisi, e poi Perugia verso il lago Trasimeno, con Terontola e quindi la direttrice verso Milano. Io vorrei anche ricordare il problema del Freccia Bianca su Spoleto. Io mi auguro che venga risolto anche questo problema un altro convoglio ferroviario importante per una città importante che attualmente arriva a Spoleto, transita ma non ferma, ecco anche quello sarebbe un servizio importante perché Spoleto è il nodo verso la Valnerina e Perfetto, quindi potrebbe concludo dicendo che questo potrebbe essere un servizio proprio che va anche a compensare i danni indiretti provocati dal sisma in quel territorio grazie consiglieri molti temi che abbiamo toccato mi dispiace il tempo è terminato non possiamo proseguire questa conversazione sarà per la prossima volta e grazie a tutti voi per averci seguito